Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Heller e oggi parleremo di un argomento molto molto chiacchierato, Shakira e Miley. Entrambe escono da una rottura molto dolorosa ed entrambe pubblicano una canzone che parla proprio di questa rottura. Ma se volete sapere che cosa ne penso, e dato che me l'avete chiesto in migliaia di mail, penso che lo vogliate sapere, ovviamente dovete guardare questo video. Prima però vi chiedo di lasciarmi un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche in modo da non perdervi nessuno dei prossimi video che pubblicherò qui su Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene ragazzi, ultimamente sto ricevendo tantissime mail che mi chiedono di esprimere un mio giudizio, un mio parere su quella che è la diatriba che c'è stata per le canzoni rispettive di Shakira o di Miley Cyrus. Entrambe le cantanti cantano e pubblicano una canzone per cantare la fine di una storia d'amore, la fine dolorosa di una storia d'amore che è finita a causa di un tradimento. Entrambe le cantanti per cui sono addolorate e deluse sicuramente dalla loro storia d'amore. Di sicuro quando una storia d'amore finisce può finire in maniera consensuale da entrambe le parti, ma nella maggior parte dei casi le storie d'amore che finiscono lasciano sempre qualcosa di doloroso. Perché questo? Perché spesso non si è capaci di riconoscere la fine di una storia nel momento stesso in cui davvero essa finisce. E soprattutto non si è costruito durante la storia d'amore un dialogo con un'apertura tale da poterne parlare liberamente col partner. Sarà successo a tanti di voi di trascinarsi avanti una storia in cui non vi sentivate più coinvolti o coinvolte, in cui non sentivate più l'amore che c'era all'inizio per tanto tempo prima di chiudere la relazione. Questo accade per tanti motivi, accade per insicurezza, accade per pigrizia, accade perché magari non ho un nuovo partner per cui già che ci sono continuo a stare con quello che ho così almeno non sto da sola, quindi per paura della solitudine, insomma può accadere per tante ragioni, perché magari non sono ancora sicura di voler lasciare il mio partner o la mia partner e quindi dico vabbè intanto provo a vedere cosa c'è fuori, poi vediamo come va e magari lascio oppure torno sui miei passi. Ecco, in questo modo purtroppo, per quanto si possa essere, tra virgolette, un po' egoisti e pensare al proprio benessere, mettere davanti il proprio benessere sugli altri, si vanno a creare anche delle situazioni di grande dolore e nel caso si fosse scoperti ad avere relazioni, diciamo, extra, quindi al di fuori della coppia, la ferita che si verrebbe creare nella persona che si sente tradita sarebbe ancora più grande rispetto alla ferita che si creerebbe per il semplice rompere una storia. Quindi bisogna, secondo me, pensarci bene. Detto questo, parliamo delle due canzoni. Allora, innanzitutto vi dirò che da parte mia non c'è nessun giudizio né per le tradite, né per i traditori, né per le storie d'amore, né per le persone in sé. E in generale non voglio esprimere un giudizio perché io non sono realmente nessuno per poter dire se una persona ha fatto bene o ha fatto male a fare quello che ha fatto. Quello che faremo in questo video è un'analisi delle due diverse modalità con le quali le cantanti hanno rispettivamente deciso di esprimere il proprio dolore, la propria delusione, il proprio rammarico, eccetera, eccetera, eccetera. Partiamo dalla canzone di Shakira, che è forse quella un pochettino più chiacchierata, perché nel giro di pochissimo tempo ha veramente fatto il record di ascolti e visualizzazioni sul web, su YouTube, su Spotify e su tutti i vari canali di diffusione di musica. Allora, Shakira ha optato per il dissing. Ragazzi, la canzone di Shakira è un vero e proprio dissing di quella che è la rottura della sua relazione con l'ex marito. Allora, innanzitutto contestualizziamo
questa canzone e la relazione. Io non sono una molto da gossip, per cui mi sono vagamente informata, ma poca roba. La prima cosa che posso dire è che Shakira e suo marito stavano insieme da tanti anni e hanno insieme due figli, quindi non è una relazione che era all'inizio, ma è una relazione che ha avuto un percorso molto lungo, un percorso in cui evidentemente le due persone avranno vissuto dei momenti meravigliosi, ma anche dei momenti, diciamo così, un po' meno energici, un po' più bassi, ok? Un po' meno meravigliosi. La canzone, tra l'altro, non è la prima che Shakira scrive e pubblica riguardante la fine della sua relazione. Credo che sia la terza, ok? Quindi Shakira aveva già cantato il suo dolore, il suo risentimento, la sua delusione, l'aveva già cantata in altre due canzoni. Ha deciso di scriverne una terza in un momento in cui la loro relazione oramai era nota e pubblica, perché ne hanno parlato i giornali, i telegiornali, i gossip, i social, insomma ne ha parlato tutti, ok? Quindi Shakira decide di pubblicare questa canzone un po' dissing quando oramai era già tutto noto, quindi non ci viene a dire niente di nuovo, non ci viene a svelare delle cose, non ci viene a raccontare delle cose che non sapevamo, viene semplicemente a raccontare quello che noi già sapevamo, quello che tutti già sapevano. E tra l'altro viene a raccontarlo in un momento in cui, a quanto pare, lei si ritrova in difficoltà economiche. Primo, perché ha avuto un problema, un grave problema con il fisco, e lo dice anche nella canzone. Secondo, perché per rinunciare all'affidamento dei figli pare che il marito abbia chiesto 50 milioni di euro, una cifra un po' così. E già anche qua, insomma, un marito che rinuncia alla custodia dei figli per denaro, non lo so, ecco, ripeto, da parte mia non ci vogliono essere giudizi, anche perché non sappiamo tutta la storia, sappiamo solo quello che ci è dato di sapere, ok? Quindi questa canzone mi sa un po' di canzone sopra le righe, proprio per far parlare e proprio per aprire le strade a collaborazioni o comunque a ipotetiche entrate. Adesso io navigo nel mondo dei social, ma anche nel mondo della discografia da tantissimi anni. Io ho un'etichetta discografica, si chiama L Station, è un'etichetta discografica a tutti gli effetti, registrata, eccetera, ed è stata aperta nel 2005, per cui un po' di annetti di esperienza come discografica ce li ho. Quindi vi posso dire che una canzone del genere era già destinata, cioè non è una canzone che, ups, ha fatto successo, no. Proprio perché puntava sul dissing, che è una delle cose che funziona di più sui social, proprio perché raccontava una versione molto forte dal punto di vista emotivo, dal punto di vista concettuale, della rottura tra i due, e proprio perché c'erano tante rivendicazioni più o meno private, ma comunque le sapevano tutti, però sono cose che fanno parte dell'ambiente privato, dell'ambito privato della coppia, a questo punto era già destinata a diventare una hit. La canzone è bella, musicalmente è molto bella, il testo musicalmente è molto bello, è orecchiabile, la senti una volta, la ripeti, cioè la ricanti, ok? E quindi questa canzone era già destinata a diventare una hit. In più, all'interno della canzone, ovviamente lei ha messo due o tre chicche con le quali poi la Twingo, la Casio e Rolex e Ferrari, no, perché evidentemente non hanno bisogno della canzone di Shakira, però la Twingo e la Casio hanno già aperto tutta una serie di collaborazioni e tutta una serie di motivi grazie ai quali sono riuscite a ampliare il loro parterre di visibilità all'interno dei social, perché hanno fatto risposte, perché hanno mandato il Casio, ha pagato i Casio a tutti i vari amici o comunque colleghi del marito di Shakira, la Twingo ha fornito appunto l'auto al marito di Shakira, quindi hanno trovato degli spazi per farsi pubblicità. Questa cosa verrà sfruttata da ambo le parti, ok? Quindi, e sicuramente lo vedremo nel futuro, magari adesso è ancora un po' tra le righe, ma diventerà palese in futuro che da questa canzone si sono aperte delle possibilità di partnership e di, insomma, pubblicità
più o meno visibili, ok? Quindi questa cosa qui è da considerare. Quindi non è la prima canzone che Shakira scrive a proposito della fine della sua relazione, e la scrive in un momento, diciamo così, problematico dal punto di vista economico, e soprattutto utilizza come parti salienti della canzone cose che fanno dissing, ok? Senza, tra l'altro, fanno dissing ma non dice niente di nuovo, ok? Quindi fanno dissing su cose pubbliche. Da una parte ho sentito: ah, Shakira è una sottona. Chi non sarebbe sotto scoprendo che il marito, che pensava probabilmente fedele a una relazione, in casa sua da 2 anni con una ragazza della metà degli anni propri, eccetera? Cioè, è una sottona, è una donna normalissima. Shakira, da una parte, si rivela come una donna normalissima che viene ferita profondamente da un tradimento che non si aspettava, che viene ferita profondamente perché ci viene automatico paragonarci alla persona con la quale siamo state tradite. Penso che sia una cosa normale di tutti, e perché ci viene automatico cercare una sorta di revenge quando lei dice: io valgo per 2 22enni, perché lei ha 44 anni e quell'altra ce n'ha 22. Ma anche qui ci sono tanti riferimenti a tante piccole cose. Io mi sono andata a guardare un po' di cose, per esempio ogni volta che suo marito vinceva qualche partita calcio lei faceva così, quindi 2 2 volte 2 2 volte 22 2 2, ok? Ci sono tanti piccoli riferimenti, ed è proprio per quello che secondo me questo brano non solo vince una volta, vince per il dissing, vince per i riferimenti, vince perché è un po' una sorta di rivincita di tutte le donne tradite dai vari mariti o dai vari partner, tradite per le donne più giovani, eccetera. Dall'altra parte lei fa dissing purtroppo anche sulla ragazza, che può essere più o meno colpevole, comunque era super consapevole del fatto di avere una relazione con un uomo sposato, con dei figli, anche perché frequentava casa sua. Dall'altra parte ho sentito dire: però se frequenta casa tua per 2 anni è molto peggio che una scappatella. Ma forse sì, forse no, dipende sempre dal rapporto che c'è tra due coniugi, dal dialogo che c'è tra di loro, dalla situazione. Noi non possiamo saperlo, quindi non possiamo giudicare se sì o se no. Quello che possiamo dire è che questa canzone è diventata una sorta di revenge per tutte quelle persone che sono rimaste profondamente ferite da un tradimento da parte del loro partner, ok? Quindi è una sorta di canzone rivincita. La cosa che a me personalmente è piaciuta tanto è che, nonostante sia passato un po' in sordina, c'è un piccolissimo pezzo della canzone, una piccolissima parte della canzone, dove c'è un vero e proprio cambio di paradigma, un vero e proprio switch esplicito di una situazione che fino a poco tempo fa era in un modo e che adesso si sta evolvendo in un modo completamente diverso. Ed è quando nella canzone Shakira dice: la mujeres no, no lloran, la mujeres facturan. Quindi le donne non piangono, le donne fatturano. Ok? Quindi c'è questo cambio di paradigma nell'idea della donna che, tradita dal marito, se ne sta a casa a piangere perché pensa di non avere più nessuna possibilità nella vita, e invece della donna che non solo non se ne sta a casa a piangere, ma fa una canzone che diventa un po' il moto popolare della rivincita delle donne tradite, e non solo, ma addirittura ci fattura. Quindi capite bene che lì davvero Shakira cerca di portare su il valore della donna, ma non perché fattura a livello di soldi, ma perché non sta a casa a piangere. Cioè, proprio per il fatto che non sono qua che piango, ma sono qua che ho trovato il modo di dare un senso a questa rottura. Per esempio fatturare. Quindi in questo senso qui, questo esplicito cambio di paradigma raccontato nella canzone di Shakira ribalta un po' il significato del dissing, vale a dire: sì, c'è tutto il dissing, c'è tutta la rivendicazione, hai cambiato un Rolex per un Casio, una Ferrari per una Twingo. Anche lì il marito pare che faccia collezioni sia di Rolex sia di Ferrari, quindi era un paragone, diciamo, strutturato. Dall'altra parte ci sono delle cose
in cui fa un po' la pipì fuori dal vaso, tipo una lupa come me non può stare con uno come te. Sono cose che un po' stridono, però sono delle parti salienti che si usano in quello stile, ovvero nello stile del dissing, della trap e di tutta quella musica che si basa proprio su queste cose. Quindi in realtà ci sta, ok? Sta dentro. Quindi non la vedo come una sottona, ma la vedo come una che sfrutta delle, chiamiamole, figure stilistiche nuove del nuovo secolo e del nuovo modo di fare musica, ok? Che se ne dica, può piacere o non piacere, però è così. Se andate ad ascoltare la musica degli ultimi anni, soprattutto determinate categorie come appunto la trap, il rap, l'hip hop, cose del genere, sono musiche con testi anche abbastanza aggressivi, abbastanza violenti, e quando fanno dissing lo fanno proprio in questo modo, cioè innalzandosi sopra di qualsiasi cosa, anche se possono sembrare un po' degli sboroni, e in questo caso l'ha fatto anche Shakira. Quindi questo è il modo in cui Shakira ha, diciamo così, rivendicato il suo dolore e la sua dignità all'interno della sua canzone. Di tutt'altra natura è la canzone di Miley Cyrus. Miley Cyrus cosa fa? Anche lei parla di un amore finito, anche lei parla di un dolore profondo, anche lei utilizza la tematica del revenge, della rivincita all'interno di una sua canzone, ma lo fa in maniera completamente, totalmente diversa. In questo caso posso dirvi che il modo di Miley Cyrus è molto più affine al mio modo di fare e ai miei valori, perché anche in lei ci sono dei rimandi specifici e si rifà a qualcosa di specifico. Nel suo caso il testo della sua canzone si rifà al testo di una canzone di Bruno Mars che le era stato dedicato dal marito. Nella canzone di Bruno Mars si dice: avrei dovuto comprarti dei fiori, avrei dovuto portarti a ballare, avrei dovuto ascoltarti di più quando volevi parlare, avrei dovuto tenerti la mano. E infatti lei dice: ho capito, nella sua canzone, nel suo testo, dice: a un certo punto ho smesso di stare male perché ho capito che mi posso comprare i fiori da sola, che posso parlare a me stessa per ore, che posso andare a ballare da sola e che mi posso tenere la mano da sola, ok? Quindi anche lei fa questi rimandi specifici, fa questi collegamenti specifici con la canzone che le è stata dedicata dal marito dopo la rottura, dall'ex marito dopo la rottura, ma lei indirizza la sua tematica nei confronti di se stessa. Quindi non indirizza come Shakira la tematica della canzone nei confronti dell'ex marito traditore e della donna con cui è stata tradita, ma la indirizza semplicemente verso se stessa in senso migliorativo. Ho capito non solo di essere migliore di come tu mi vedevi, ma ho capito di poter amare me stessa meglio di quanto mai avresti potuto farlo tu. E quindi da una rottura costruisco qualcosa di meglio, ok? Che non è una donna che non si lascia andare, non è solo una donna che non si lascia andare, che continua a lavorare, quindi fattura come fa Shakira, ma è una donna che si ama di più, che ha scoperto, grazie a questa rottura, di amarsi indiscriminatamente e in ogni situazione della vita di amarsi di più, e ha scoperto di poter fare per se stessa tutto quello che avresti potuto fare tu e non hai fatto, e soprattutto di poter fare anche di più, perché lei dice: posso amarmi meglio, ok? Quindi sono proprio due piani diversi. Da una parte c'è una donna ferita, arrabbiata, che sfrutta sicuramente il suo potere mediatico, il fatto di essere una persona molto famosa, il fatto di avere una carriera musicale che dura da anni per fatturare, e lo fa facendo dissing, quindi indirizzando la sua rivincita, la sua rivalsa con rabbia nei confronti dell'ex marito e della donna con la quale è stata tradita. E dall'altra parte c'è un'altrettanto famosa artista, un'altrettanto meravigliosa donna, che al posto di indirizzare fuori di sé quello che è la sua, il suo senso di rivincita, lo indirizza dentro di sé. Ed è qui che secondo me sta la fondamentale differenza, ovvero capire che ogni cosa che ci succede fuori può essere utilizzata per il nostro benessere dentro. E come può essere utilizzata per il nostro benessere? Come questo dolore può essere trasformato? Proprio come fa Miley Cyrus. Ovvero comprendendo che ogni cosa di quel dolore
tu la puoi fare meglio e senza tradire te stesso. E se tu amassi l'altro più di quanto ami te stesso, e allora lì sì, probabilmente ti tradiresti, ok? Quindi se tu dessi all'altro più spazio di quanto ne dai al tuo benessere, continuare ad essere arrabbiati, continuare a provare del rancore, paragonarsi costantemente con l'altra donna, come fa Shakira nella sua canzone, e continuare a pensare che io sono meglio di te, quindi continuare a dare giudizi e a porsi su piedistalli, continua a frammentare quello che tu provi dentro, e la frammentazione, la rottura, porta continuamente dolore. Mentre invece il fatto di riconoscere che fuori c'è stato qualcosa, ma che non potrebbe mai essere stato così bello come quello che c'è dentro, e di portare dentro tutto il dolore che c'era fuori e di dire io non mi concentro più su di te, ma partendo da quello che tu stesso mi hai detto con la canzone di Bruno Mars, ovvero che avresti dovuto portarmi più fiori, ovvero che avresti dovuto ascoltarmi di più quando parlavo, ovvero che avresti dovuto prestarmi più attenzione, portarmi a ballare, eccetera, eccetera, eccetera. Proprio partendo da quello, riconosco a me stessa che lo posso fare non solo da sola, ma lo posso fare meglio. E secondo me è questo quello che dovremmo fare tutti, non solo nel momento in cui veniamo traditi. E ripeto, il mio non è un giudizio. Ci sta quando si è traditi o comunque quando vengono a mancare determinate aspettative che magari erano anche frutto di un accordo comune del quale non si è mai discusso profondamente, ma che si dava per scontato che era così per me ed era così anche per l'altra persona. Ci sta male, raga, quando vengono a mancare, quando crollano questi pilastri, ci sta malissimo, si sta malissimo, e si può stare sotto anche per anni. E Shakira non è diversa dalle altre donne, ed è proprio questo il successo della sua canzone, che si è fatta vedere così come tutte le altre donne, come tutte le altre donne che rimangono ferite e che hanno bisogno di sentirsi la rivincita in mano, come ha fatto lei. E dall'altra parte invece c'è una Miley Cyrus che dice, che fa un passo in più, dice non solo io sono come tutte le donne, non solo anche io ho bisogno della mia rivincita, ma al posto di cercarla fuori la mia rivincita nell'offesa di altre persone, nell'offendere altre persone, nel paragonarmi ad altre persone, nel dire che le altre persone non valgono quanto valgo io, invece io la trovo in me stessa la mia rivincita, e faccio per me tutto quello che tu non hai fatto per me, e lo faccio anche meglio. A me è piaciuta molto questa cosa, e vi ringrazio di avermi fatto così tante domande, di avermi chiesto con così tanta insistenza la mia opinione. Non sono solita fare video di questo genere, ma sono stata contenta di farlo. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti. Vi ricordo che anche se sono argomenti scottanti, si può sempre parlare con rispetto, perché quando due persone si scambiano un euro, ognuna delle due torna a casa con un euro in tasca, ma quando si scambiano un'idea, soprattutto se l'idea di ciascuno è diversa, ognuna delle due persone torna a casa con due idee nella testa, ovvero arricchito di un'idea alla quale magari non aveva pensato. Per cui il confronto su questo canale è sempre ben accetto. Ovviamente vi chiedo di farlo nel rispetto mio, che vi lascio lo spazio e vi do l'opportunità di confrontarvi su temi di attualità come per esempio questo, nel rispetto vostro, perché vi ricordo che qualsiasi cosa voi scriviate rappresenta voi, non le persone verso le quali lo scrivete, e nel rispetto anche di tutti coloro che vi leggono e che potrebbero imparare tante cose meravigliose da voi, ok? Quindi esprimetevi tranquillamente qui sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate, magari mi sono dimenticata di dire qualcosa, voi potrete sicuramente aggiungere e arricchire tutto quello che è il mio pensiero di tante altre cose in più. Se questo video vi è piaciuto, vi chiedo anche di lasciarmi un like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video che pubblicherò qui su Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e darvi appuntamento al prossimo video con tanto, ma tanto amore.